Abbiamo assistito alla tredicesima votazione delle presidenziali della Repubblica Islamica dell'Iran. È stato eletto presidente Ibrahim Raisi, che ha ottenuto il 61,95%. A fronte di questo plebiscito in favore del candidato conservatore, corrisponde però un grosso calo dei votanti, passando dal 73,3% del 2017 al 48,8% del 2021. A cosa si deve questa differenza? Solo al fatto che i moderati erano stati esclusi? Oppure hanno pesato la pandemia, la crisi economica o gli errori politici del presidente Rouhani? Allora, nel nome di Dio, diciamo che, come ha detto lei, l'affluenza alle ultime elezioni si aggirava sul circa 70%, 70-76%, mentre in questa tornata elettorale è scesa a circa il 50%. O più precisamente 48,8%. Di fatto, la principale motivazione, a mio avviso, guardando anche i voti che hanno preso i candidati, è che a fronte del 61% di preferenze preso dal candidato vincitore, l'Ayatollah Raisi, il candidato dei riformisti ha preso solo l'8% delle preferenze, arrivando terzo praticamente dopo il secondo candidato dell'area conservatrice, Mohsen Rezaei, che ha preso oltre l'11% dei voti. Che cosa significa? Significa che un altro dato per far capire bene è che l'Ayatollah Raisi aveva partecipato anche alle elezioni precedenti, prendendo quasi lo stesso numero di voti, però in quel caso venne sconfitto perché il presidente Rouhani prese più voti di lui e questa volta invece più o meno con lo stesso numero di voti. Diventa presidente. Che cosa significa tutto questo? Significa che gli elettori dell'area riformista questa volta non si sono presentati alle urne. In questi giorni in cui ho seguito da vicino le elezioni, le conferenze stampa, i diversi colpi di scena, il ritiro all'ultimo di alcuni candidati, posso dire che parlando anche con diversi esponenti riformisti, devo dire che di fatto loro confermavano anche dopo il voto, durante la giornata di oggi, che il principale praticamente motivo di questa bassa affluenza è il mancato voto da parte degli iraniani, diciamo, sostenitori dei riformisti. Per quale ragione? Perché negli ultimi 4 anni soprattutto il presidente Rouhani ha deluso tutte le aspettative del fronte riformista, ha deluso i suoi elettori e quindi molti di questi non sono andati a votare poi. L'esponente riformista che c'era questa volta, cioè Hemmati. Perché questa delusione? Il principale motivo di questo, secondo me, è proprio per via di ciò che con i riformisti, con il signor Rouhani, con Zarif, il suo ministro degli esteri e tutti gli altri, ha fatto proprio l'Occidente, nel senso che il signor Rouhani, Zarif, il suo team, il suo staff avevano raggiunto il potere, promesso al popolo iraniano che con il dialogo con gli Stati Uniti e con l'Europa si poteva risolvere il problema delle sanzioni, sollevarle, facendo delle concessioni sul programma nucleare nazionale e quindi praticamente mettersi d'accordo col mondo e tornare, diciamo, a svolgere un ruolo degno dell'Iran. L'accordo è stato fatto, le concessioni sono state fatte, conosciamo tutti la storia,
L'Iran ha anche rispettato i suoi impegni, ma Trump ha lasciato, diciamo, il negoziato, ha lasciato l'accordo, è fuoriuscito unilateralmente e ha rimesso le sanzioni in una maniera molto dura. Ricordo che il suo segretario di Stato Pompeo le definì le sanzioni più dure della storia. E allora Rouhani e tutto il suo governo hanno completamente perso il loro prestigio. In più, con queste sanzioni, praticamente è stato colpito il popolo iraniano, soprattutto i ceti più bisognosi, e allora questa crisi economica, si è rivoltata tutta contro di loro. Quindi, un elemento molto importante che io le cito subito, perché tutti i giornalisti italiani che si trovano anche oggi in Iran censurano e non riferiscono volontariamente questo elemento, è che la bassa affluenza di circa 20% rispetto a sempre e la non vittoria praticamente dei riformisti, in realtà uno dei motivi principali è proprio il fatto che l'Occidente non ha rispettato i suoi patti. Poi chiaramente c'è anche la cattiva gestione, soprattutto degli ultimi 4 anni dell'amministrazione Rouhani. C'è anche un po' comunque diciamo, la delusione, però, come diceva lei, il candidato dei conservatori ha preso comunque quasi 18 milioni di voti, quindi non è che non abbia il sostegno tra la popolazione, ma sono venuti a mancare proprio i riformisti, abbiamo spiegato anche il perché. Con l'elezione del presidente del conservatore Ibrahim Raisi, secondo lei cosa cambia nella politica nazionale, in internazionale della Repubblica Islamica dell'Iran? Allora, nei principi non cambia nulla, nel senso che l'Iran ha manifestato più volte nel corso degli ultimi anni una volontà ben precisa, nel senso la volontà di avere rapporti buoni e amichevoli con tutto il mondo, però chiaramente basati sul rispetto reciproco. Un rapporto, per fare un semplicissimo esempio, come quello che oggi gli Stati Uniti ha, mettiamo con l'Europa, un rapporto tra padrone e vassallo, chiaramente non è ciò che è l'ideale dell'Iran, degli ideali della Repubblica Islamica, della rivoluzione islamica e del popolo anche iraniano in genere, anche quello forse non esattamente rivoluzionario. L'Iran quindi vuole dei rapporti amichevoli con tutto il mondo basati sul rispetto reciproco. Il presidente Raisi, secondo me, cercherà di allentare le tensioni, di stabilire rapporti amichevoli anche con coloro che finora non hanno avuto magari buoni rapporti con l'Iran, se le condizioni per farlo ci saranno, ma credo anche che comunque l'Ayatollah Raisi sarà anche molto fermo nel difendere gli interessi nazionali e comunque non sarà disposto diciamo, ad allentare le tensioni a qualsiasi costo, soprattutto per quanto riguarda l'accordo nucleare, la posizione dell'Iran rimarrà probabilmente invariata, nel senso che se gli Stati Uniti, che hanno violato per primo gli accordi, saranno disposti a tornare ad essi e togliere le sanzioni, allora a quel punto anche l'Iran sarà disposto a rispettare i suoi impegni. La guida suprema Ali Khamenei ha affermato che il vero vincitore delle elezioni presidenziali è il popolo dell'Iran. È davvero così? Sì, sono d'accordo con lui, nel senso che è vincitore di queste elezioni, sono vincitori tutti quelli che hanno votato, non solo quelli che hanno votato per il candidato vincitore Raisi, ma anche quelli che hanno votato per gli altri 3 candidati, perché l'importante era partecipare, votare e, diciamo, essere presenti in quello che era il cuore della vita democratica, diciamo, della Repubblica Islamica e io sono anche ottimista per quanto riguarda il futuro e il fatto che si possa fare bene
e risolvere praticamente i problemi imposti purtroppo all'Iran dalle sanzioni ingiuste degli Stati Uniti. Tra l'altro mi ha colpito moltissimo il fatto che la guida suprema non abbia fatto gli auguri al presidente eletto, ma abbia fatto gli auguri alla gente per la loro festa, la festa appunto delle elezioni, della democrazia. E poi mi ha colpito tantissimo in quelle dichiarazioni il fatto che la guida suprema abbia subito mandato anche un messaggio, diciamo, molto serio, abbia intimato al nuovo presidente di fare tesoro di questa opportunità, cioè l'opportunità di servire questo magnifico popolo che è il popolo dell'Iran, i turisti italiani che negli ultimi anni fortunatamente in tanti sono venuti in Iran, tutti erano concordi sul fatto che il popolo iraniano è il più ospitale del mondo, è davvero un popolo magnifico, è un popolo pieno di amore, pieno di voglia di vivere, ed è davvero questo il senso principale, il concetto principale, il fatto che, come dice la guida suprema, bisogna fare tesoro di questa opportunità di servire il popolo iraniano. Nella mia insignificanza, anche io voglio augurarmi e pregare Dio affinché il nuovo governo possa avere successo nella realizzazione dei suoi obiettivi e nel miglioramento della condizione, soprattutto economica, della gente, ma poi anche a portare riforme in tutti gli altri settori.